Oggi si fa un nuovo passo verso la rivoluzione plastic free. Dal 3 luglio 2021 nell'Unione Europea gli oggetti di plastica usa e getta, quali posate piatte, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, tazze e contenitori per alimenti o bevande in polistirene espanso, non potranno più essere messi in commercio. Dall'International Plastic Free Bag Day del 2021 tutti gli stati membri dovranno mettere in pratica la direttiva europea sulla plastica monouso, che dopo un lungo iter iniziato nel 2018 ora arriva al suo compimento. Il gruppo locale di Greenpeace Salerno, in collaborazione con Voglio un mondo pulito, ha svolto oggi presso la spiaggia di via Salvatore Allende di Salerno la pulizia dei rifiuti. Volontari e volontarie hanno catalogato le diverse tipologie di materiali raccolti, con un occhio particolare per le bottiglie di plastica, uno degli oggetti in cui è più facile imbattersi tra quelli dispersi nell'ambiente. L'Italia è uno dei maggiori consumatori globali di bottiglie di plastica per le acque minerali e le bevande e ogni anno fino a 7 miliardi di queste bottiglie rischiano di finire disperse nell'ambiente. E quanto ha dichiarato Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia. Nelle scorse settimane Greenpeace ha lanciato una petizione per chiedere alle aziende leader del mercato italiano di ridurre drasticamente il ricorso a bottiglie in plastica monouso e adottare sistemi di vendita basati sull'impiego di contenitori riutilizzabili. Greenpeace oggi in azione a Salerno. Siamo scesi a via Salvatore Allende in compagnia dei nostri amici di Voglio un mondo pulito per portare avanti un clean up della spiaggia e un brand audit, ossia una catalogazione dei rifiuti di plastica presenti sulle nostre spiagge e sui nostri mari, al fine di capire quali sono le marche che inquinano di più e chiedere una riduzione, anzi una totale cancellazione dell'utilizzo delle plastiche monouso che danneggiano e distruggono i nostri mari